Ciao a tutti! Stamattina c'è una bellissima luce, quindi ho deciso di sfruttarla anche se non ho tempo perché devo correre in università. Però volevo fare al più presto questo video del Scopriamo insieme le creazioni in resina, che è il mio primo ed è in collaborazione con Melli Fimu, che ringrazio tantissimo, sono felicissima di fare finalmente questa collaborazione con te. E abbiamo deciso insieme di fare questo Scopriamo le creazioni in resina e sono tutte a tema Molang. Ci siamo accordate su 8 creazioni che io ho fatto in questi stampi. E inizio subito perché sono troppo curiosa. Allora, inizio da questi sciolti e poi continuo con quelli. Ho fatto tutti gli sfondi bianchi perché sono i miei preferiti alla fine e schiariscono il davanti. Allora, sono molto preoccupata. Ecco, ho appena rovinato qua, ancora un po' morbido. Beh, carino, niente di che. Pensavo venisse meglio. Qui c'è il cuore di perline e ci ho messo dentro il tè rosa, ma l'hanno un po' coperto, quindi aiuto, era ancora un po' morbido. La rimetto dentro. Quindi anche questo sarà un po' morbido ancora. Ah, non voglio rovinarlo. Allora, questo mi piace un po' di più. C'è Molang che dorme. Tutti i brillantini, la mezza perla a cuoricino, bianchi. Ed è molto lucido. E dietro c'è tipo un effetto neve, non so se riuscite a vedere. Carino, niente di speciale. Sto rovinando perché erano molli, questi li ho fatti ieri sera. Ok. Adesso continuiamo con questi. Allora, giusto la telecamera. Questo è quello che mi preoccupa di più perché ci ho fatto tipo un mezzo esperimento. Allora comincio da questo. Allora, Molang, come vedete, su un cavalluccio a dondolo che gioca a fare, non lo so, il principino con la spada. E sotto è rosa, fucsia. Dai, metti a fuoco. So. E qui ci sono tutte farfalline rosse. Cuoricino. Oh, peccato. Siccome questi che sono particolarmente trasparenti, qua Molang è diventato più scuro di sotto e qua è più chiaro. Che peccato, però non è brutto, dai. Cuoricione in alto. Allora, mi si è spostato un po' lo sticker qua perché questo stava più di qua, però è carino. No, vabbè, ci sono tutte le stelline in alto. E col fatto che sono trasparenti, cioè, non posso fare molto riguardo allo sfondo perché deve essere comunque bianco, se no vengono come questo, vedi? E insomma, ci sta questa pila di Molang con dei fiorellini e poi tutte le stelline. Fiorelloni. Allora, è tutto sbrilluccicoso dietro, c'è Molang che spruzza il profumino e tutte stelline sbrilluccicose. Se riesco a metterla a fuoco, ma dai, no, non metto così. Che dolce. Cuoricione. Questo è stato un po' un esperimento. Eccolo qua, Molang con la nuvoletta tipo di depressione che piange. Allora ho fatto l'azzurro sopra. Meno male che, cioè, ha scurito la nuvola, ma non Molang. E
E poi ho messo questi glitter grossi che simulavano la pioggia. Molto carino. Adesso l'incubo. Allora, qui ho fatto, non so, mezzo come mi pareva, perché ho messo un ombretto bianco perlato per lo sfondo. E poi ci ho messo cioccolato bianco ieri. Ma non so come sia venuto davanti, quindi mi sa mezzo male. Questo è fresco. Ok, no, cioè è venuto figo. È tipo, non so se vedete, ma figo, viene proprio perlato dietro. Avrei dovuto pensarci prima. Non so se riuscite a vederlo. Bellissimo l'effetto. Peccato che ci ho messo uno stickers così, uno di quelli un po' inutili perché vo non volevo spiegarne di belli. Ma carino. Bello, ci riproverò. Lo metto qua perché era ancora fresco. Allora, rimendo tutte le creazioni. E questa qua. Devo dire, se devo scegliere quella che mi è piaciuta, oddio, mi è piaciuta di meno. Sono indecisa tra questa perché si è scurito mezzo Molang e questa che non ha niente di che, sinceramente. E tra l'altro è anche opaca perché questo stampo è opaco, quindi devo lucidarla. Quella che mi è piaciuta di più, indecisa tra queste due, sono troppo teneri. Poi io amo Molang, quindi non chiedetemi qual è il mio preferito. E beh, queste erano tutte le mie creazioni per la collaborazione con Melly. Mi raccomando, andate a vedere anche il suo video e fatemi sapere nei commenti qual è la vostra creazione preferita. Vi ringrazio per aver guardato il video, ancora una volta un bacio a tutti e partecipate al contest, mi raccomando, che pensavo di allungare fino a fine mese perché ancora molte persone che dovevano partecipare non hanno postato il video della partecipazione, quindi aspettatevi una proroga del genere. Allora vi lascio un bacio e al prossimo video. Ciao a tutti!